Maria, vogliono sapere di Maria. Chiedi a Gennaro questa cosa di Maria che è interessante. Se il Napoli acquistasse Di Maria del Real Madrid, De Laurentiis potrebbe raddoppiare gli incassi totali. Vedere insieme in campo Higuaín e Di Maria è come vedere l'Argentina. Voglio Di Maria. Mauro. Di Maria insieme a Coentrao. Mamma mia. Ma forse, ma che dico, Champions? Ma cioè, che dico, mondialito di club? Chi? Manca solo Cristiano Ronaldo, cioè, possiamo apposta. Cioè, ma che dico il mondiale? Di Maria, ragazzi. Di Maria ma... è conosciuto... Potremmo puntare al triplete, no? Sì. Eh sì, poi col sinistro magico, col sinistro magico che si ritrova. Ma poi tanta corsa, tanta sì, qualità, ragazzi. Entrare, è un grandissimo sarebbe, giocatore. Sarebbe un'altra ciliegina del grande presidente della Valentina. A proposito di triplete, io sto sentendo a Di Maro e anche oggi rientrava tanti discorsi strani, troppo. Ma dove la formazione? Con un Di Maria, con quindi, un altro paio di vediamo pezzoli, la formazione, vediamo la formazione. Calma. Del Napoli, come ci lascia? Comunque il Napoli, giusto per correttezza, non tratta Di Maria, quindi ci dispiace, ma è così. Quindi insomma, cerchiamo di, come diceva Massimo, di tornare anche coi piedi per terra, ma è una bella terra perché tanto, comunque è una squadra forte. La squadra cambia tanto, altrimenti Real Madrid avrebbe vinto negli ultimi 20 anni. Ah, ma come sono curioso quando arriva maggio per sapere dove gioca maggio. Un periodo di come sono curioso quando arriva maggio per sapere dove gioca. Ragazzi, io l'osservazione che vorrei fare sulla formazione, noi la stiamo vedendo, penso che non so se a casa sì, lo stanno vedendo. Sì, no, la vedono, perché ma non è se che andiamo a valutare i nuovi innesti, noi abbiamo migliorato dovunque, sì, tranne là con Higuaín, ma comunque Higuaín è un giocatore di sicuro affidamento, un grandissimo giocatore, per cui non penso faccia rimpiangere Cavani. Però per il resto, già tra i pali, Reina, francamente a me personalmente dà un altro affidamento. Albiol c'è poco da dire, è un giocatore... Hai visto comunque giocare quest'anno Reina, Antonio? No, quest'anno no. Ti consiglio di andare a però ho visto De Santis quest'anno. Sì, vabbè, io ti mando allora. Albiol ha giocato poco. Sì, visto che no, sei stato. Quindi è difficile però vedere. Posso dirti una cosa? No, ragazzi, no. Se sei stato severo con De Santis, io pur non condividendo quest'anno, rispetto alla tua quest'anno, idea, quest'anno ti invito, con la tua risaputa onestà intellettuale che ti ho sempre riconosciuto, di vedere le cassette delle partite del Liverpool. E poi quando ci rincontreremo con la tua risaputa onestà intellettuale mi dirai del rendimento stagionale di quest'anno. Però posso dire una cosa, ragazzi, di Reina. Io ho visto, al di là di Reina e De Santis, ho visto questo Raffaele. Parlano ragazzi, tutti è un gatto di una esplosività. Tutti ne parlo bene, io voglio vedere ragazzi, il campo, un gran bel portiere. Vediamo, Massimo, il nostro piacere è questo. Certo. Io vorrei sentire il capitano Cannavaro. Paolo Cannavaro, un ritiro intero tra incontri con la stampa, incontri col pubblico e le tante esclusive. Devo dire che c'è stata un'apertura, devo dire, sì, l'ufficio comunicazione, e quindi allargato, del Napoli ha lavorato molto bene, tranne che sull'ultima situazione Higuaín, ma immagino siano rimasti un po' travolti anche loro dagli eventi. Spiazzato. E non abbiamo sentito parlare Paolo Cannavaro, che secondo te è un caso? Ha fatto però un'esclusiva con Mediaset. L'unica intervista che ha fatto l'ha fatto un'intervista con Mediaset, Paolo. Quindi, il giudizio Cannavaro è semplice, lo posso tanto, sì, tanto siamo in, noi siamo andiamo sempre in chiusura per i saluti, vai. Abbiamo sempre insomma, abbiamo sentito anche Benitez, Ciro. Anche Benitez può dare spunti su il ruolo sul caso Cannavaro. È molto semplice, insomma. Dici? Diciamo che stavo parlando con Anna. Dicevo che Cannavaro, alla luce dei nuovi ingaggi, dei nuovi acquisti, si sente sminuito. Non lo può dire Urbi e Torbi, ma chi di dovere lo sa, guadagna 1 milione e il difensore titolare che guadagna meno, rispetto per esempio a 2 milioni e 2 di Albiol, faccio un esempio, e soprattutto ha un contratto il prossimo anno con una clausola un po' antipatica per uno che comunque è stata la bandiera del Napoli. È bene ricordarlo che Cannavaro ha accettato il Napoli quando il Napoli era in Serie B e non in Champions, perché il prossimo anno, se non supera le 25 presenze, questo è il numero, Cannavaro guadagna 500.000 euro. È ovvio che alla luce di questi investimenti, alla luce di questi contratti importanti che il Napoli sta facendo, il capitano, bandiera del Napoli, napoletano, si aspetta magari una considerazione maggiore da parte della società. Detto questo, si va avanti, più in là vedremo cosa dirà il mercato, certo. Non escludo che il mercato all'ultimo momento possa riservare sorprese. Sì, io posso settembre soltanto dirvi questo, per quanto mi costa e per quanto mi risulta. Se arrivasse un'offerta importante, Cannavaro la prenderebbe in considerazione, cosa che sino anche all'estero? Anche all'estero, cosa che sino allo scorso anno era assolutamente impensabile. Non è che sente puzza di bruciato anche Paolo? Con i russi c'è stato qualche tempo fa. Guarda, io ti dico,
al di là dei procuratori che rispetto, fanno il loro lavoro, io in genere mi rapporto sempre con i dirigenti, perché ognuno lavora in un certo modo, io cerco di rapportarmi più con i dirigenti che con i procuratori, ne ascolto pochi e possibilmente affidabili. È ovvio che una trattativa per me conta quando c'è il rapporto tra le due società. Allora, il Napoli al momento non ha ricevuto nessuna telefonata, no trattative, telefonata per Cannavaro. Questo è l'unico dato di fatto a quale un giornalista di calciomercato deve attenersi. Poi i pourparlers degli agenti, dei procuratori fanno parte del mondo del calcio, però per me dicasi trattativa o interessamento è quando la società X chiama la società Y e si fa avanti. Va bene. Ciro, l'ultima gliela posso fare, no? Ciro, su Amsic, che ha ricevuto la visita del papà, e non casuale, il papà Richard della sua procuratura e Venglos, che quanto ci risulta è anche tornato in un secondo momento, però si è fatto notare poco a Di Maro, sempre per incontrare De Laurentiis. Clausola rescissoria? No. No, assolutamente. Non mi risulta. Nel rinnovo. Non mi risulta, ci sarà un rinnovo importante, perché è ovvio che Amsic ha fatto una scelta di vita, però parliamo di un campione che studia da fuori classe, o forse già lo è diventato fuori classe. O comunque parliamo di uno dei primi 5-6 centrocampisti del mondo, perché uno che è bravo a difendere, ad attaccare gli spazi e a fare gol non ne ha visto tantissimi. Tanto è vero che Benitez, che è uno che sta di calcio, l'ha paragonato, mi sembra, a Lampard e Gerrard, se non erro. Avrà un buon contratto, un contratto importante, si lavora ovviamente. Il procuratore di Amsic spingerebbe la clausola rescissoria. Sì, ma mettiamola alta. Io credo che Amsic, mi auguro eventualmente che rapporto, De Laurentiis però tenga stavolta Amsic, tenga tutto. Ecco, Amsic ha un rapporto personale con De Laurentiis e De Laurentiis ha un rapporto personale con Amsic, c'è una stima reciproca fortissima e quindi quando c'è un rapporto personale tra proprietà e calciatore si supera tutto e non credo alla causa, perché il giorno in cui Amsic, Ciro, però, che chiederà ieri sera, da Napoli, 24 ore fa, Amsic ha detto: per il momento io non sento la necessità, sto la voglia bene a di Napoli, io. Per il momento vabbè, sto bene. Vediamo. Allora ragazzi, siamo davvero in conclusione, devo salutare ancora due amici, Laura, tra quelli che stanno scrivendo davvero in tanti, sempre sul mercato, che abbiamo parlato di difesa, di portiere, di attacco, mi sembra che adesso hanno accentrato la loro attenzione sul centrocampo. Facciamo le ultime due mesi. Sì, Gennaro e Giulio ci scrivono, ma per il centrocampo Matic del Benfica è il sorpresone. E poi, vista la proposta di 20 milioni per Verratti, perché non affondare per Obi Mikel, che costerebbe pure qualcosa in meno? Mikel e Matic. Mikel è un giocatore, insomma, sapete tutto, che piace a Benitez, quindi non è, credo ci siano problemi col calciatore e con la società per la valutazione del cartellino, per lo stipendio, e credo che il calciatore si trovi bene, insomma, dove sta. Quindi diciamo al momento, pure ripeto, essendo un calciatore importante, stimato, considerato, valutato da Benitez, non mi sembra un nome caldissimo adesso. Poi ripeto, il mercato è lungo, diciamo l'attenzione, il Napoli sta lavorando su Con Alonso, perché due giorni fa Bigonna ha prestato Fabrizio Ferrari a Milano. Ho saputo di un colloquio molto importante dove, insomma, si sono raccontate cose importanti. Verratti, se hai una fissazione con Verratti su quella tipologia di giocatore là, poi non puoi cercare con Alonso. Però con Alonso sì, però comunque un giocatore, di qualità, rispetto a Verratti. Rispetto a Verratti è più dinamico, mi puoi dirmi questo, però è un giocatore di qualità. È più vicino a Hiller, tra Hiller e con Alonso io preferisco sempre Hiller. Champions in un club comunque importante come il Lione, uno che ha personalità, è un calciatore stimato da Benitez, piace molto a Benitez, e quindi se non arriverà Verratti io con Alonso lo prenderei subito, perché è un calciatore di grande esperienza, di grande spessore, va convinto il Lyon e va convinto anche il calciatore, perché lì, ripeto, la situazione, lo dissi già quasi un mese fa, che bisognava trovare un accordo col calciatore e con la società. Di mercato non si finisce mai di parlare, noi ci fermeremo con le nostre produzioni, ovviamente andiamo domenica un po' sportiva avanti, la domenica sportiva, mi anticipa che è grande, vero? La domenica sportiva, quindi il prosieguo del mercato del Napoli, domenica sera, la domenica sportiva. Facciamo l'ultimo servizio, proprio lasciamo il servizio di colore, perché i due nostri inviati speciali, Massimo D'Alessandro e Antonio Corrado, che si sono sbizzarriti, e poi faremo una puntata a parte per capire tutto quello che è successo dietro le quinte, no? Di questo ritiro tanto. A Di Maro tra Alessandro e Corrado, e, insomma, immaginate quello che... Vi dico solo una cosa
capitavano delle sere in piazza che c'erano 3-4 trasmissioni televisive, quindi praticamente anche con l'acustica c'era un po' di... Anzi, approfittiamo per l'occasione. Dice nulla il nome di Neil Simon? La strana coppia, sì. I due, uno tranquillo, morigerato, sereno, D'Alessandro, l'altro pazzoide. Io mi ricordo la strana coppia, mi sembra anche un parallelo più garbato. Io invece, per l'affetto che mi lega Gianni e Pinotto, non sarebbero... però molti non se li ricordo, solo noi che abbiamo qualche metto in più. Facciamo riccheggiando con che Renato. Allora, diamo un attimo il servizio che hanno realizzato sui commercianti di Di Maro Laura. È un servizio di colore anche per riassaporare un po' questo ritiro che ci ha tenuto compagnia. Tanto, abbiamo parlato un po' di ricaduta economica, diciamo, tra l'altro c'è anche piccolo giallo, perché l'Inter vorrebbe andare a Di Maro l'anno prossimo, il Napoli invece tiene duro, addirittura dei non so se dirigenti, comunque inviati da parte del Internazionale, sì, ma col Trentino. Io faccio una domanda: ha scoperto Di Maro? Chi gliel'ha consigliato? De Laurentiis? Chi ha trattato col sindaco di Di Maro? Chi ha portato a Bologna? L'ex direttore generale del Napoli, attuale direttore generale dell'Inter, Fassoni. Ecco. Perciò vuole andare a Milano con lei, mio amico Marco. Allora, vediamoci questo servizio e poi Laura facciamo i saluti finali. Sport, ma anche business sulle Dolomiti del Brenta. Signora, come va? Benissimo, direi che i napoletani sono presenti e di conseguenza va tutto molto bene. Cordiali e spendaccioni, possiamo dire così? Cordialissimi, direi, più di quello che ci si aspettava. L'articolo che va di più? Direi che l'articolo che va di più è il nostro delle montagne, che vorrei farvi sentire, la nostra musica. È un evergreen. Signora Maria, una festa con i tifosi del Napoli, ma occhio anche al business. Chiaramente in questi momenti di crisi fa comodo. Come va con i tanti napoletani? L'arrivo dei tifosi napoletani fa molto comodo anche al business. Rispetto agli altri anni la crisi si sente un po' pure? Ma no, diciamo che siamo in linea con l'anno scorso, più o meno. Forza Napoli! Al Bistro 46, come vedete, posti in piedi, è tutto pieno, entriamo dentro, evidentemente gli affari vanno bene e cerchiamo di strappare una battuta a Max, che è un po' punto di riferimento dei giornalisti e dei tifosi qui a Di Maro. Max, vieni. C'è folla anche oggi, fortunatamente. Anche oggi sì, grazie a tutti e piacere avervi tutti gli anni qua. Con i napoletani il business va bene? Va benissimo. Meglio di tutti gli anni, va sempre migliorando. Ma mica ti chiedono la pizza, vanno bene i prodotti trentini? Trentini, speck, i formaggi, il casoletto qua della nostra zona, un po' di tutto. Ciao, grazie. Alessandro dell'Attica Cantina, come va con i napoletani? La pizza come te la chiedono? Soffice come la fate qui in Trentino? Soffice come la fate voi a Napoli. Il business va bene? Sì, un po' meno dell'anno scorso, ma... Diciamolo, quando arriva il Napoli a Di Maro la crisi scompare per un po'. È vero. Bar L'Oasi in piazza Madonna della Pace, punto di ritrovo di noi giornalisti, ma anche e soprattutto dei tifosi. Daniele, proprietario, ciao Daniele. Buongiorno a tutti. Come va rispetto agli altri anni dal punto di vista del business? Ma diciamo che gli ospiti del Napoli sono arrivati a Di Maro i primi due giorni, è stato un bellissimo riscontro, adesso pian piano ogni giorno vediamo che c'è l'aumento dei tifosi per gli eventi forse più importanti del programma di ritiro. Vanno fortissimi i vostri gelati come sempre, ecco, ma il ritorno per voi esercenti commerciali a Val di Sole c'è quando arriva il Napoli? Sì, sicuramente notiamo un aumento di clientela, di ospiti e speriamo che oltre l'estate ci sia anche un ritorno invernale. La vita è una lotteria. Prosciutto di cervo, slinza di manzo, prosciutto alpino naturalmente, formaggio di malga e tante altre specialità. Le prepara la signora Lina. Grazie di tutto, benvenuti il Napoli e ringraziamo l'amministrazione comunale per averli fatti venire, che vengono ancora alla prossima stagione e vi ringraziamo di tutto.
Beh, perché c'è business quando arriva in Napoli. Certo, no? Molto ospitali e in gamba e non pensavamo così bella gente. Siamo in compagnia di Marco Katzenberger, proprietario di due strutture ricettive importanti su Folgari, del Caminetto e l'Alaska. Ciao Marco. Buongiorno a tutti, bentrovati. È un affare ospitare la SSC Napoli d'estate in ritiro per voi? Beh, intanto è bellissimo vedere tutte queste bandiere azzurre nel nostro paese. In questo momento, in un momento di stagione estiva contratta, difficile, di crisi, si parla di tutti i giorni, queste presenze allietano il cuore e riempiono gli alberghi, questo è un dato di fatto. Ma parlando di soldi, di business, in percentuali, in termini di presenze naturalmente, che aumento avete registrato rispetto agli anni in cui il Napoli qui non c'era in Val di Susa? Direi che forse tirare le conclusioni già adesso è un po' difficile, certamente in un'estate che si presentava difficile, semivuota, il Napoli in questo momento ci sta dando delle belle presenze. Seccature di scienza. Eccoci qua, siamo con questo servizio davvero molto carino, complimenti ragazzi, complimenti Antonio, complimenti a Massimo D'Alessandro, ottimo lavoro, davvero complimenti e insomma speriamo di poter riformare questa grande coppia, questa coppia come l'ha complimenti detta... Complimenti a Canale 34, lo sforzo di Canale 34 e questa produzione, io ho avuto veramente un grandissimo piacere. È stato, è stato fondamentale. Ma pure il lavoro fatto da tutti i tecnici, cameraman, Claudio di là che lo sentivo praticamente 2-3 volte al giorno, tutti quanti, Pino, Rino, tutti, Anna che con la quale mi coordinavo, sì. Te, Laura, tutti quanti, è stata una... per l'ennesima volta una bella esperienza. Mi dico Mario Panarello, mio concittadino. Ma già l'ho detto, tutti quanti. Speriamo che tutti questi complimenti siano, caro Gennaro, serviti poi e siano proprio da apripista una stagione indimenticabile. Noi questo oggi vogliamo, noi abbiamo dato il là. Una stagione indimenticabile. Che potremmo e speriamo di poter raccontare, Laura, voglio dire, dall'anno prossimo. Gianluca, altri, chiaramente un ringraziamento a tutti i nostri sponsor che ci hanno consentito poi di poter realizzare in gran parte questa produzione. Gli auguri ad Anna Ceto, oggi il suo onomastico. Sì, è arrivato tardi, io sono arrivato tardi, quindi devo fare. Ed un ringraziamento volta. Anche a Massimo Samuel Divitoschi, che mi pare si chiami Massimo Divito, che è un ragazzo che puntualmente ci registra su YouTube, mette tutte le nostre puntate e tra l'altro anche sulla mia bacheca di Facebook. Quindi immagino lo anche le tue interviste impossibili. Anche le mie interviste impossibili. Quindi per... Stava per intervistare Higuain. Higuain? Sì, questo. Se avesse... ho fatto tanto stamattina. Per infiltrarmi all'albergo del Napoli e l'hanno fatto entrare in parcheggio. Ovviamente appena era andato in albergo, Higuain si è affacciato al balcone, lui stava in albergo. Nell'albergo, lui fuori. Quindi sotto questo aspetto non c'erano. Allora io... voglio salutare naturalmente i nostri ospiti, stasera in particolare l'amico Gennaro Monaco che è stato con noi per gran parte dell'anno. Grazie Gennaro di essere stato... Grazie a te, grazie a Canale 34 che mi ha dato una grande opportunità. Colgo l'occasione per fare un saluto carissimo a Alessandro Pastore, che è un tifosissimo sfegatato del Napoli. Com'è e no? Mia moglie Anna che... mando un bacio che oggi è il suo onomastico. Anche giusto, anche la Anna, la moglie di Gennaro, quindi sia anche noi Laura, augurissimi alla moglie all'onomastico. Ciro ragazzi, è un appuntamento oggi, stasera è venerdì. Mi sono dimenticato di ringraziare una persona. Una persona importantissima. Questo poverino che mi ha dovuto sopportare 15 giorni. Quello capisco, lo capisco, questo è un ringraziamento importante perché non è facile, ammetto che... È stato duro il ritorno soprattutto in autostrada. Povero Massimo, mamma mia. Niente, che non auguro a nessuno. No, è un pilota veramente di quelli clamorosi. Allora Ciro, volevo ringraziarti, salutarti per tutto quello che hai fatto con noi quest'anno, ovviamente ti aspettiamo l'anno prossimo e soprattutto ragazzi l'appuntamento è a domenica sera con lui. Rai 2, domenica sportiva, tornate dal mare e le ultime notizie sul calciomercato, domenica sportiva con Ciro Venerato della Rai. Grazie Ciro. Grazie a voi. E poi è bello vedere un made in sud, la cultura di Ciro che ci inorgoglisce a tutti i napoletani perché Ciro ci rappresenta in un modo sublime. È vero, è vero. Poi di made in sud ringraziamo anche gli amici di made in sud. Forza Venerato. Ciao Massimo, ciao Antonio. Alla prossima. Un abbraccio particolare, me lo permettete, a Laura Lauro, splendida compagna di questa
avventura. E un abbraccio particolare a te, grazie, Gianluca. Grazie, ovviamente. Grazie, Laura. Ti voglio lasciare, ti voglio lasciare la parola nel finale, che è giusto che chiudi tu. Perché questa è l'ultima puntata di Tifosi Speciale di Maro e quindi ci salutiamo qui per ora, naturalmente, solo per ora. Quindi buonanotte a tutti. Ciao Laura, ciao, ciao amici di Canale 34.